Il forum H2O lancia l'allarme sui lavori nelle gallerie del Gran Sasso, sottolineando gravi criticità riguardanti l'interazione con l'acquifero, emerse grazie all'intervento dell'ente parco del Gran Sasso. Quest'ultimo ha sollevato per l'associazione ambientalista preoccupazioni ignorate in precedenza da altri enti, evidenziando l'impatto potenziale sul sistema idrico. Noi abbiamo trovato e oggi divulgato dei documenti che non riguardano solo i lavori del commissario per l'acqua, cioè Caputi, perché per il Gran Sasso c'è anche un secondo commissario in una situazione bizantina, perché in Italia ci possiamo permettere due commissari sullo stesso praticamente argomento, o almeno sulla stessa opera, le gallerie del Gran Sasso. Commissario che vuole fare altri lavori molto consistenti che porteranno ulteriori disagi sicuramente dal punto di vista del trasporto, ma sono anche lavori importanti, però si è aperto un grande scontro anche con l'ente parco, perché questi lavori prevedono anche drenaggi che sono vietati, drenaggi intorno alle gallerie che andrebbero a captare l'acqua e quindi a depauperare ulteriormente l'acquifero del Gran Sasso con rischio di ulteriore contaminazione. L'ente parco a settembre ha aperto un fronte, diciamo così, su questi lavori, perché ha detto che non si possono fare almeno in questa maniera, perché peraltro i progetti non presentavano neanche nessun tipo di mitigazione del rischio di inquinamento delle acque, cosa a nostro avviso molto grave dopo tutto quello che è accaduto. Il forum H2O chiede inoltre l'intervento della Corte dei Conti per indagare sui danni erariali provocati dalla perdita di miliardi di litri di preziosa acqua potabile. E anche la Procura di Teramo accendono un faro su quello che sta accadendo. Poi c'è anche tutta la partita della contaminazione potenziale dell'acquifero. I laboratori devono smantellare un esperimento che dovevano smantellare dal 2018 e ancora non lo fanno, e tengono 1000 tonnellate di nafta dentro ai laboratori in maniera del tutto irregolare, e quell'esperimento deve essere smantellato e così via. Chiediamo anche partecipazione e trasparenza. Non si può andare avanti senza far partecipare i cittadini a scelte che riguardano il futuro della nostra vita, perché l'acqua è vita.